Ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Nintendo Player. Oggi siamo tornati col secondo episodio della carriera con l'Udinese. Allora, eravamo rimasti che praticamente il torneo amichevole l'abbiamo finito, l'abbiamo anche vinto e praticamente abbiamo sempre fatto 3 gol a partita, cioè abbiamo comunque, simulandolo, abbiamo fatto la nostra bella figura. Allora, eravamo rimasti ancora ad agosto, i primi di agosto. Ho letto un paio di commenti che mi avete consigliato qualche giocatore, io ve lo faccio vedere, tra quelli che mi avete consigliato, quelli un po' più interessanti. Allora, mi avete consigliato Malanga Sarr, che è difensore centrale, che può fare anche terzino sinistro, che è buono ragazzi, per l'amor del cielo, però secondo me ci chiederà un po' di soldini l'Olympique Lione. Poi mi sono messo io Lato, perché Lato può essere veramente un buon terzino da mettere anche in un futuro magari titolare nel nostro Udinese, e mi avete consigliato anche Alfonso Davis. Alfonso Davis io lo conosco già ragazzi, è veramente fortissimo e c'ha anche un ampio margine di crescita. Il problema è che purtroppo in questo momento non mi servono gli esterni sinistri o destri, perché come possiamo vedere con l'arrivo di Sancho siamo tra virgolette a posto a livello di terzini, perché c'ho Pussetto che sostituisce Makis e c'ho Sancho che mi sostituisce De Paul, quindi io come terzi, cioè come ale, io sarei anche a posto. Il problema adesso principalmente sono i terzini, perché io di terzini non ne ho, c'ho solo Pezzella, che poco mi interessa Pezzella perché a me non mi piace come giocatore, c'ho solo Pezzella. E quindi purtroppo non ho anche qui, c'ho Teravest, cioè non ho giocatori di prima punta, di prima squadra, e quindi mi servono principalmente quello per creare una rosa un po' più da Europa League o Champions eventualmente. Adesso abbiamo la partita contro il Salerno, intanto Badu l'abbiamo venduto bene. Abbiamo venduto Badu per 10 milioni, che noi ne potremmo usare solamente 7. Quindi andiamo a vedere un attimino il budget. Allora, il nostro budget è di 16 milioni e 73 mila e 80 mila di stipendio, che non è male ragazzi, perché adesso comunque dobbiamo buttarci su un centrocampista che mi sono dimenticato anche di mettere nella lista, ma lo andiamo subito a cercare, e ovviamente si tratta di Nicolò Barella. Barella ragazzi, che anche nella realtà sta facendo spettacolo, un giocatore che secondo me è il centrocampista italiano più promettente del gioco a mio parere, e come possiamo vedere ma tra giorni e ci dovrebbe arrivare anche il prezzo con cui poter trattare con il Cagliari. Comunque, senza perdere tempo, io onestamente direi che la prima contro il Salerno potrei anche simularla per la Coppa Italia, perché vorrei concentrarmi sul calciomercato. Quindi io direi di simulare Udinese Salerno, che comunque è una squadra, cioè, che non dovrebbe neanche portarci difficoltà a giocare. Ovviamente io non l'ho detto, sto giocando con la difficoltà Ultimate per non magari creare ma tu giochi a leggenda, tu giochi, è Ultimate la difficoltà, quindi è ok. Vabbè, andiamo avanti, vinciamo 3-1 ragazzi, come ho detto facciamo sempre 3 gol, segna ancora una volta De Paul e segna Teodoricic, lui comunque, ci siamo capiti. Allora, abbiamo vinto ovviamente il turno, abbiamo passato il turno di Coppa Italia. Io direi che quindi a questo punto toglierei, avevamo detto che toglievamo Barak e Pezzella per allenare Sancho e gli altri. Io però, visto che comunque aumenta la finalizzazione, che mi è molto comoda soprattutto nei centrocampisti, facciamo qualche ancora allenamento per Barak, che è un po' tiratino come conclusione finalizzazione. Allora, sono arrivati i resoconti di questi 3 giocatori che
mi sono andato a inserire, mi sono andato, ragazzi, che italiano, sono andato a inserirmi nella lista Ubmercato. Allora, andiamo a vedere un po' quindi il loro valore. Abbiamo visto che Calabria comunque è andato via in prestito al Girona. Poi abbiamo anche Alex Arnold che è buono, ma come vedete il prezzo è veramente alto. Avrei in mente anche Cissé Gnos come terzino sinistro, che questo qua, ragazzi, bisogna stare attenti perché essendo che è un'ala sinistra e terzino sinistro, se noi riuscissimo a portarlo a Udine, potremmo fare veramente un qualcosa di speciale, perché mettendolo come terzino sinistro ci darà veramente una grande mano anche in fase offensiva. Quindi potrebbe essere anche un buon colpo e vedendo anche per quanto ce lo potrebbero dare, il suo valore è 12 milioni, con 12 milioni e 9, magari 13 milioni potremmo anche portarcelo a casa. Quindi ottimo, anche lui bisogna tenerlo d'occhio. Allora, io ho messo anche Panagiotis Retsos, che è un buon difensore centrale, che può fare anche da terzino, come vedete, sia destro che sinistro, quindi non è da poco. Ho messo anche Rhys James del Wigan Athletic, che può fare anche lui la sua controfigura come terzino destro. Poi ho messo Sarr, Leto e Davis. Io vorrei vedere Davis, perché Davis ce lo vendono a veramente poco, anche perché ho visto che è in scadenza di contratto. Quindi vedendo che 2 milioni e 450 mila forse potremmo portarcelo a casa, io direi che magari la clausola no, ma direi che magari proviamo ad offrirgli un 5 milioni, ancora meno del suo valore. Che magari il gioco è scemo, o magari questi qua non mi ricordo la squadra dov'è, è deficiente, magari me lo dà. Non ci vedo nulla di male. Allora, offerta per il cartellino, noi proviamo magari a 4 milioni. Proviamo magari, magari ci dicono di no, aspettiamo settimana prossima, nel senso non ci vedo nulla di male. E già vedete che ce lo valutano loro stessi meno di quello che vale realmente, perché è in scadenza di contratto. Quindi io direi che magari di arrivare a 5 milioni, quindi già fare una plusvalenza di 1 milione appena acquistato, mi sembra veramente top, ragazzi. Poi fatemelo sapere nei commenti. Allora, no, loro vogliono 5 milioni e 6, io quindi direi di accettare. Abbiamo fatto una plusvalenza di 400 mila euro, che già all'acquisto è veramente buono, eh. Cioè a me mi va benissimo. Comunque, noi Davis l'abbiamo comprato. Ripeto, io ho detto che prediligevo i terzini perché sostanzialmente è quello che ci manca. Però già prendere Davis a 5 milioni secondo me è una buona offerta. Già vedere Nicolò Barella, ragazzi, costa veramente una caterba. Io veramente 25 milioni, comunque loro vorranno minimo 20 milioni. Io non ce li ho, contando anche che mi mancano due terzini, sia destro che sinistro. Quindi andiamo avanti. Abbiamo già preso tre giocatori, ragazzi, quindi direi che è proprio un calciomercato bruttissimo. Non lo è, anzi, abbiamo preso dei talenti molto molto buoni. Allora, offerta per Koulibaly, che vabbè, cioè io accetterei, tanto non lo userei, un 66 in questo momento, a meno che cresce tantissimo, ma non è lui che cresce tantissimo. Allora, visto che Barella non ce lo possiamo, tra virgolette, anzi, tra virgolette, non ce lo possiamo permettere, io andrei a centrocampo a puntare anche a un giocatore che magari ci potrebbe costare meno. Allora, io direi al posto di Barella cercarci Bentancur. Bentancur, che è il centrocampista della Juventus, che secondo me può fare una buona, buona controfigura all'Udinese. Siamo arrivati alla prima giornata di campionato. La Juve, tra l'altro, ha perso. Vedo qua, non so contro chi. Presumo 1-0 col Chievo perché c'è un gol di Birsa. Vabbè, la Juve è già partita male, a me mi fa piacere. Allora, andiamo a giocarci Parma-Udinese con la speranza di portarci a casa già i primi 3 punti della stagione. Come vedete, ultimate 4 minuti pioggia, perché 4 minuti a me non mi piace stare qua a fare 20 minuti a partita. Andiamo a giocarcela e ci vediamo direttamente in partita. Dall'altro lato, bello per De Paul, per Kevin Lasagna. Lasagna vede De Paul, vai De Paul, vai De Paul, si ferma. Prova a giro De Paul, madonna mia l'ha presa il portiere. Calcio d'angolo per l'Udinese, De Paul
mette in mezzo stavolta sul portiere, ma attenzione il gol! Il gol di Barak, papera del portiere del Parma qui. Mamma mia, ho già dato scontato che la prendesse il portiere, infatti ho detto palla sul portiere. E invece Barak punisce così a 10 minuti dall'inizio, grande angolo di De Paul, vedete qua il portiere immobile, Barak la colpisce proprio con tranquillità. 1-0, primo gol in questa stagione dell'Udinese, siglato Barak. È finita! Mamma mia che fatica! È finita ragazzi, 1-0, ci portiamo a casa 3 punti ad inizio stagione della nostra prima giornata. Ragazzi, ce la siamo sudata veramente tanto, eh. Cioè, magari negli highlights non vi ho fatto vedere praticamente niente, perché alla fine l'unica azione definitiva della partita è stato il gol, ma comunque ci ha messo un po' in difficoltà il Parma, non da ridere. Allora, noi direi di continuare con loro, così magari Pezzella lo posso mettere titolare al posto di Samir. Comunque vedo che Pussetto e Mandragora e Pezzella sono cresciuti, ottimo, veramente buono. Noi avanziamo per vedere se riusciamo magari a portarci a casa qualche altro giocatore decente. Allora, come in prestito, conferenza stampa, abbiamo adesso la Sampdoria. Attenzione alla Sampdoria che può essere molto ostica. Se ce la giochiamo anche questa, Sampdoria Udinese, così finiamo anche il calciomercato. Comunque arriviamo alla fine. Andiamo a giocarci sempre stesse statistiche, andiamo a giocarci Udinese-Sampdoria. Ed eccoci qui quindi, Udinese-Sampdoria. Speriamo di portarci a casa, questa volta siamo in casa. Speriamo di portarci a casa 6 punti su 6, anche contro la Sampdoria. Sarà molto più difficile del Parma, ma noi ci proviamo fino alla fine. Samir prova l'inserimento per De Paul, ottimo la palla, De Paul fino in fondo, De Paul sul secondo palo, mamma mia Macis, guarda qui, ha sfiorato veramente l'incrocio dei pali in una maniera incredibile, mamma mia. Palla per Teravest, prova in mezzo per Lasagna, mamma mia, fuori di niente. Il tiro di Kevin Lasagna di testa da solo, guarda lì da solo, sfiora il palo. E ci siamo andati vicinissimi al vantaggio. Pazienza, alla prossima, dobbiamo spingere, spingere, spingere. Ancora Lasagna che tiene palla per Fofana, ottimo Fofana per Macis. Prova il destro ancora due volte. E la chiusura della difesa. Saponara. Ancora Saponara per Murru, Tonelli, Ekdal, Linetti, Quagliarella, De Frel, Praet, bravissimo Samir che capisce tutto e chiude De Paul. Il lancio per Matis, cambia tutto, bellissima la palla, Macis, dall'altra parte per Saponara, che cazzo dico? Mamma mia, il gol di Lasagna, io ero confuso perché sta facendo tutto Saponara per la Sampdoria. Grande palla di Macis che mette in mezzo e Lasagna non può sbagliare davanti alla porta. Primo gol per il nostro capitano Kevin Lasagna, 1-0, ma la partita manca ancora veramente tanto per finirla. Bisogna tenere la testa a posto e non cercare di sottovalutare la Sampdoria perché è veramente ostica. Saponara, attenzione, c'ha un buco. Quagliarella, De Frel del gol del pareggio della Sampdoria. Una mina ha tirato qua De Frel. Ha tirato veramente una sacca fracciallata alla rete, ma l'ha bucata, me l'ha. 1-1, pareggia la Sampdoria con De Frel. Avevo detto ragazzi, bisogna stare attenti, però dobbiamo puntare alla vittoria. Chiudiamo in qualche modo, palla in mezzo, c'è da solo, è da solo, era da solo. Era da solo, ma che cazzo di buco ci avevo in difesa, era da solo. Praet era da solo, bisogna fare qualche sostituzione ragazzi, bisogna vincerla questa, non mi interessa. 5 minuti dalla fine, 5 minuti dalla fine, Samir
Prova il lancio verso Lasagna. Bella la palla. Lasagna la mette giù. Lasagna. Lasagna. Lasagna palo. Lasagna palo. Niente ragazzi, usciamo sconfitti. Usciamo sconfitti. Comunque eravamo rimasti che siamo usciti sconfitti dopo la nostra seconda, nella nostra seconda giornata. 3 punti in 2 partite, male ragazzi, male, mi aspettavo molto di più. Onestamente mi aspettavo molto molto di più. Va bene, comunque siamo 12esimi. Io direi di avanzare fino all'ultimo giorno, così almeno siamo a posto. Ultimo giorno di mercato, che però lo faremo il prossimo episodio. Voi comunque lasciatemi nei commenti dei terzini destri e sinistri, consigliatemeli. Come avete visto io ho già messo comunque Riz, che magari potrebbe darci una mano. Calcolate però ragazzi che ho, adesso vediamo, che ho 13 milioni. Cioè, quindi evitatemi di scrivere a Marcelo, perché ragazzi ho 13 milioni e siamo l'Udinese. Quindi consigliatemi dei terzini e anche un centrocampista che può veramente darci una mano. Noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio della nostra carriera. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo episodio, che penso qualche giorno uscirà anche il terzo. Bella!